Ciao a tutti, oggi vogliamo vedere un nuovo tipo di equazioni, si chiamano equazioni irrazionali. Come si riconosce un'equazione irrazionale? Un'equazione irrazionale è fatta così, presenta la x al di sotto della radice, quindi questa, seppur possa sembrare un'equazione irrazionale, non lo è, perché la x non è sotto la radice, ma è esattamente fuori dalla radice. Possiamo risolvere le equazioni razionali con uno stratagemma che è quello di elevare alla indice della radice. È giusto o è sbagliato? Ma in linea di massima non è sbagliato, se noi abbiamo la radice di x più 2 uguale a 6 e eleviamo al quadrato perché l'indice della radice è un 2. Se avessimo la radice indice 3 di x meno 4 uguale a 1 più x eleveremmo a 3 perché l'indice della radice è un 3. Fantastico. Ma facendo questa operazione si raggiunge sempre una soluzione corretta? Non è sempre così. In questo caso sì, nel caso invece in cui l'indice della radice è un indice pari, non sempre. Perché come voi sapete, la radice indice pari di qualcosa, di un polinomio di x, è presente un allarme, ovvero radicando. Cos'è il radicando? Il radicando, come sappiamo bene, è ciò che compare al di sotto della radice, deve essere maggiore o uguale a 0. Quindi potrebbe succedere che io elevo al quadrato sia di qua che di là, ma trovo due soluzioni, una funziona e l'altra non funziona. Per evitare questo, dobbiamo avere delle buone pratiche di calcolo. Allora, metodo di risoluzione di indice pari, che è l'unico che vale la pena, su cui vale la pena ragionare, perché quelle di indici dispari funzionano sempre. Allora, supponiamo di avere un'equazione molto semplice, fatta così: radice quadrata di x più 1 uguale a 3 meno x. Vedendo che qua davanti in realtà è nascosto, ma abbiamo l'indice 2, ci verrebbe voglia di elevare al quadrato. Facciamolo. Eleviamo al quadrato e vediamo cosa succede. Se eleviamo al quadrato, cosa otteniamo? La stessa equazione che abbiamo sopra, meno x, ma dobbiamo elevare al quadrato di qua e di qua. Se così facciamo, abbiamo che da sinistra rimane x più 1 perché il quadrato con l'indice della radice in realtà vanno via, uguale più x al quadrato meno 6x. Con questa operazione otteniamo x al quadrato, poi abbiamo meno 6x meno 7x più 8 uguale a 0. E con molta calma faremo i nostri calcoli che porteranno a delle soluzioni. Cosa dobbiamo fare? Vanno bene? O non vanno bene. I metodi sono due: o sostituiamo le soluzioni oppure verifichiamo con il campo di esistenza del radicale. Vediamo adesso un esercizio che ci aiuta a capire come porre le giuste condizioni di esistenza. Prendiamo in esame la equazione irrazionale fatta così: radice quadrata di x al quadrato meno 4x più 3 più 2 uguale 2x.
Ora, la prima cosa da fare è isolare la radice soltanto presente in uno dei due membri. Quindi questo 2 deve essere portato di là per poter ragionare come Dio comanda, come si vuole. Ottimo, quindi facciamo questa operazione. Scriviamo x al quadrato meno 4x più 3 uguale 2x meno 2. Allora, quali sono le condizioni? Beh, certamente questo termine deve essere maggiore o uguale a 0. E se qua c'è un uguale, anche questo termine deve essere maggiore o uguale a 0. Quindi conviene porre maggiore o uguale a 0 questo, perché se questo termine è positivo e questo è negativo, voi capite che non è possibile. Quindi questo va posto maggiore o uguale a 0. E allora, se noi abbiamo questa condizione, genereremo un sistema dove la A sarà la nostra equazione, radice quadrata di x al quadrato meno 4x più 3 uguale 2x meno 2, ma con la condizione che 2x meno 2 sia maggiore o uguale a 0. In generale, quando noi abbiamo una equazione del tipo A maggiore o uguale a B, faremo uguale a B, faremo A uguale a B, magari elevandoli al quadrato, così come facciamo poi nel nostro esempio, e B maggiore o uguale a 0. Quindi procediamo. Mettiamo i quadrati nell'equazione che abbiamo scritto. Qua ci mettiamo il quadrato e qua ci mettiamo il quadrato. Ovviamente il quadrato e la radice vanno via, quindi quando faremo la A avremo x al quadrato meno 4x più 3. Perché? Perché questo quadrato qua e questa radice qua si semplificano, uguale a 2x meno 2 al quadrato, cioè x al quadrato meno 4x più 3 uguale 4x quadro più 4 meno 8x. Continuiamo e otteniamo 3x al quadrato meno 4x più 1 uguale a 0, il cui delta è 16 meno 12 uguale 4. L'equazione ha soluzioni x1,2 uguale a 4 più o meno 2 diviso 6, ovvero 1 e 1 terzo. Queste sarebbero le soluzioni, ma non ci dimentichiamo di guardare il caso B, cioè le condizioni di esistenza 2x meno 2 maggiore o uguale a 0, da cui 2x maggiore o uguale a 2, e quindi dovrà essere x maggiore o uguale a 1. Se mettiamo insieme queste cose sull'asse dei numeri, cosa otteniamo? L'1, un terzo. Allora, le soluzioni sono un terzo e 1, caso A, ma nella B abbiamo detto che dobbiamo essere maggiore o uguale a 1. Quindi questo valore qua non è accettabile, mentre questo valore qua è accettabile. La soluzione sarà soltanto una, e sarà la soluzione x uguale a 1, ovvero questa soluzione qua. Questa qua non è accettabile, quindi la escludiamo dal nostro ragionamento.